Buongiorno ballerine e ballerini, io sono Lea, sono una ballerina professionista diplomata all'Accademia di Basilea e creo contenuti riguardanti la danza a 360 gradi. Se anche tu ami la danza ed è la tua più grande passione, mi raccomando, iscriviti al canale e non dimenticarti di attivare la campanella. Oggi vi propongo una reaction, riflessione ad una lezione di danza classica che ho visto ad Amici con insegnante Celentano. Santi Valentina, forzati, non mollare! Non devi mollare anche se ti fanno male i muscoli, anzi quello è il momento in cui devi spingere ancora di più perché è così che ti rinforzi. Vieni e forzati, spingi! Cerca di voltare! Bene, questo video ci apre a diverse tematiche molto molto importanti che sono da sottolineare. La prima tematica fondamentale è che la danza classica è la base di tutte le discipline riguardanti appunto la danza. Perché? Perché è nata per prima e semplicemente ci indica come tirare i piedi, come essere flessibili, come avere una schiena forte e portare bene le braccia, il portamento e la disciplina, che sono parte di tutte le danze che poi si sono evolute col tempo. Ma soprattutto metto un punto esclamativo intorno alla disciplina. Questo perché? Perché tutti gli stili che si sono evoluti dopo la danza classica hanno cercato di rompere quegli schemi, quelle tecniche che erano molto ferree e tipiche della danza e hanno creato, alla ricerca di creatività, curiosità e meraviglia, altri stili stupendi. Ma da dove sono partiti? Sono partiti dall'ordine, da qualcosa di ben strutturato, perché se non si ha qualcosa di ben strutturato non si può neanche destrutturare il movimento. Qui vediamo che l'allieva, in questo caso nel video, non ha assolutamente una base di danza classica. Cerca di voltare! Ma qui non diciamo che deve avere una tecnica strabiliante, ma proprio neanche un minimo di base, e questo le renderà la vita molto difficile in tutti gli altri stili, ovviamente, di danza. La seconda tematica che emerge è che la Celentano viene dipinta molte volte come molto cattiva, che non ha scrupoli. Vieni! In realtà lei non è cattiva, è obiettiva. Io concordo con tutte le osservazioni che ha fatto questa ragazza, peraltro poi se vedete il video interamente ne riuscirete ad ascoltare anche altre. È molto obiettiva e in realtà nel mondo della danza ci sono insegnanti che sono di gran lunga più severi e anche più diretti, quindi in realtà lei è veramente in linea con quello che doveva dire e peraltro è molto piacevole ascoltare le sue correzioni e le sue dritte. La terza tematica che emerge, che è anche la più importante, è il fatto di non mollare. Santi Valentina, forzati, non mollare! La cosa che viene sottolineata a Valentina, questa ragazza, per tutta la durata del video è il fatto che lei si arrende, che non dà segno di volersi impegnare, che è la cosa che un insegnante vuole vedere di più. Non si vuole vedere tanto una tecnica perfetta, perché probabilmente lei non ha studiato, ma si vuole vedere l'impegno, la voglia di rimanere dopo la lezione e lavorare di più. Ora mi allargo un pochino in generale per parlare appunto di cosa è questo programma televisivo e della danza come viene considerata. Amici viene definita come un'università per ballerini. Questo che cosa significa? Che si va lì per mostrarsi, ma che ormai un percorso già ampio di crescita nella danza è stato fatto. Quindi io devo arrivare lì avendo piena conoscenza dei vari stili e ovviamente una grandissima padronanza dello stile con cui mi presento. Questo perché? Perché questo viene anche richiesto in tutte le compagnie del mondo. Adesso i ballerini devono essere veramente eclettici, ci sono coreografi che inseriscono acrobazie e inseriscono attività e discipline che non sono legate alla danza ma che fanno parte di una ricerca coreografica. Quindi qui a lei manca proprio la base della danza classica, oltre a portare il suo stile gli manca proprio un background e questo si vede moltissimo. Inoltre un'altra cosa che possiamo definire è che Amici non è un'accademia di danza. Ma questo perché? Innanzitutto perché non c'è il tempo di studiare tutto quello che viene studiato in accademia, ok? Perché è cortissimo. E soprattutto perché lo scopo principale non è di insegnare, si va un pochino per imparare, ma lo scopo principale è proprio quello di fare spettacolo. E per chi ci partecipa può essere per l'80% un trampolino di lancio nel mondo televisivo e per un piccolo 20% magari un trampolino di lancio per le compagnie. Ma chi riesce ad arrivare in compagnia già
ha avuto una grande formazione di danza prima. Lì è solo una mostra, è solo proprio per fare spettacolo, è il meccanismo della televisione. Ad esempio Vincenzo Di Primo, che ha partecipato ad Amici, io l'avevo visto al Prix de Lausanne, una delle competizioni, se non la competizione più grande nel mondo della danza, e lui quindi era già bravo, era già inserito nel mondo della danza, e lì ha voluto farsi vedere, mostrarsi. Quindi l'idea che ci sta dietro è: ho dei talenti, sono bravo, ho studiato, voglio che Amici mi lanci, che sia un mio trampolino di lancio. Anche perché l'età che hanno i ragazzi che partecipano è abbastanza adulta nel mondo della danza, perché nel mondo della danza 18 anni si chiede già esperienza, si chiede già di entrare in compagnia, insomma è un mondo che è precoce, e quindi questi ragazzi che hanno magari dai 20, 22 anni, 24 anni, è già abbastanza difficile inserirsi in compagnie se non si hanno degli studi, delle esperienze pregresse. Per cui anche per quanto riguarda l'età, forse è un'età che è meglio, appunto, più adatta al mondo televisivo piuttosto che al mondo, appunto, delle compagnie di danza. Tutto questo per dirvi: abbiate occhio critico, perché se siete dei ballerini non dovete farvi ingannare dai meccanismi dello spettacolo, dello show televisivo, ma dovete avere coscienza di quello che guardate e soprattutto scegliere bene le esperienze che volete fare. Metti un like se il video ti è piaciuto e mi raccomando, lascia un commento per farmi sapere che cosa ne pensi. Noi ci vediamo al prossimo video, un grande bacio, ciao!